magia dell'arte entra in giardino lunedì 7 agosto con l'evento organizzato da Michele Tedesco presso il proprio giardino. Presenti opere di vari artisti: Luis Antonio, Grazia Piaco Comazzi, Michele Miglionico, Salvatore Marchesani, Antonino Ercolino, Rosanna Mezzanotte, Daria Kirpac, Franks Ciava, Rossana Caputo, Loriana Pazienza e il padrone di casa, che anche quest'anno ha scelto di organizzare una mostra che accoglie opere dall'alta carica emotiva e ritratti che ammaliano. Questo è il mio studio e da alcuni anni d'estate facciamo questa manifestazione che abbiamo chiamato Vernice in Giardino da Vernissage, cioè abbiamo trasformato questo nome. È sempre bella l'idea di ospitare degli artisti sia di San Giovanni, degli amici che concorrono insieme a me a presentare questo evento. Quest'anno siamo all'ottava edizione, sono molto emozionato, ci sono degli artisti d'avanguardia, degli artisti importanti di varie età. E soprattutto c'è una collaborazione tra le varie associazioni come Provocalte, APS Creo di Foggia, stiamo cercando di unire le forze. È un evento che deve continuare, ci piace l'idea che continui e speriamo vada sempre meglio. Diciamo, lo spazio esterno che nasceva principalmente per creare delle opere di maggiore formato, di grande formato, perché la scultura può incorrere anche in quello, in realtà si è trasformato poi in una piazza, in un giardino che serve per questi eventi. E sicuramente la voglia di mettersi in gioco principalmente è quella di creare, di sperimentare un linguaggio personale. Riconosci tranquillamente le opere di Luis Antonio anche se non c'è la didascalia. Noi la mettiamo, le didascalie, ma vorrebbero non servire. Diciamo che è arte già quando riconosci l'artista da un quadro, e forse siamo di fronte a questo fenomeno, diciamo. Qual è l'opera tra tutte che ti ha emozionato di più? Bah, sicuramente diciamo l'Ulisse che mi accompagna da qualche mese, perché è un'opera che ho sentito tanto, è anche un'opera tattile perché c'è uno studio delle forme, dell'anatomia. E in particolar modo Ulisse è nato in questo studio e faceva fatica ad uscire perché si è così concretizzato, addensato, è gesso, alabastrino, è stata dura tirarlo fuori, però è stata una grande soddisfazione. Ospite speciale anche un quadro di Francesco Paolo Fiorentino. Questo quadro fa parte dell'ultimo periodo dei suoi cicli pittorici e fu esposto a Parigi in una galleria del 1985 che si trova in Boulevard des Capucins. Si trova ancora, questo non lo so. E rappresenta una sorta di vanificazione della morte, oppure possiamo chiamarlo una sorta di gioia di vivere. Praticamente è il periodo in cui mio padre, prima di dipingere, si leggeva molto, leggeva Proust, e quindi la ricerca del tempo perduto, la recherche, si dice appunto. E quindi rappresenta l'uomo che vuole sconfiggere la morte, ma purtroppo non ci riesce. Io faccio illustratrice editoriale, quindi lavoro per il giornale, su diverse tematiche, ma diciamo fino adesso ho lavorato per il giornale sulla medicina, sulla scienza, un po' di economia e un po' di giornale politici. Quindi mi arriva un articolo e in 24 ore va composto un'illustrazione, questo diciamo il lavoro, sì. Questo invece, queste due tavole fanno parte di un progetto che ho fatto a Foggia l'anno scorso. Ho fatto una mostra personale al Centro Grafico Francescano, che mi hanno diciamo gentilmente ospitato. E cosa rappresentano? Questi sono sempre sulla scienza, stiamo lavorando, quindi Galileo Galilei e Rita Levi Montalcini, però senza rappresentare i ritratti veri e propri con le facce riconoscibili.
Presente alla serata anche il sindaco Costanzo Cascarini. Quest'anno viene questa manifestazione invece in un contesto privato altrettanto bello, un giardino in cui vengono esposte delle opere, quindi ogni location si può adattare a rendere fruibile l'arte ed è quello che più interessa, quindi tante grazie all'amico Lio Fiorentino, ai fratelli Tedesco che hanno permesso anche questa iniziativa di natura privata ma accessibile a tutta la popolazione di San Giovanni Rotondo.